tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Fortnite. Mi trovo nel laboratorio della battaglia perché stiamo per andare a vedere i nuovi pesci di Fortnite. Sì raga, perché nello scorso video, per caso, aprendo la mappa, ho notato che schiacciando R1 ci sono queste schede qui con dei numeri fino a 39. E qui raga, non capisco, cioè ogni pesce c'è punteggio, nessuna informazione. Boh, vediamo adesso andando in una zona di pesca e trovando appunto una canna pesca, proviamo a pescare e vediamo che cosa succede. Allora, io direi che in una zona marittima è sicuramente Moli. Quindi proviamo ad andare qui. Ora, non mi interessa se dopo tornando in lobby mi si cancellano le schede e dovrò ripescare di nuovo i pesci. Mi interessa semplicemente sapere appunto che cosa sono, perché io non so nulla, raga, a parte alcune cose del pass non sapevo praticamente niente. E comunque guardate quanto sto laggando, è una roba davvero impressionante. Mi fa impazzire sta roba, come vi ho detto, che la grafica appunto del gioco è ritornata come nello scorso capitolo. Veramente sta roba qua, GG Epic, hai fatto bene a farla. Allora, abbiamo una fiocina. Vorrei trovare anche una canna da pesca se è possibile, però se no ci accontentiamo per adesso di della fiocina. Allora, posso uscire, porco mondo? Ok, grazie. Lagga, raga, cioè non potete capire ogni giorno cosa provo io quando tento di fare le partite. Non le faccio più perché laggo e mi annoiano. Adesso sicuramente ne farò un botto tra le sfide e tra la nuova season, quindi ecco. Però allora abbiamo ben due zone di pesca qua. Andiamo con la fiocina a vedere un attimo che cosa hanno aggiunto. Vedo già dei pesci diversi. Che cazzo è? Novità, prima preda. Questo com'è che si chiama, scusate? Balzo flopper? What the fuck? Pesce termico. Flopper? Ok. Flopper blu! Che figata! Quelli. La medusa! Questi qua li avevano già liccati. Allora, voglio vedere un attimo cosa fa questo. No, che figata! Diminuisce la gravità praticamente. Quindi saltate di più. Bellissimo. Bellissimo. Ok. Voglio vedere il pesce termico, quello là leggendario, che cosa fa invece. Il flopper blu non so. Vediamo un attimo. Pesce termico. Oddio! Ah, in pratica, ok. Come veramente se avete presente proprio l'assalto termico? Tipo questo, solo che non è. Sì, no, in realtà è termico. Ecco, praticamente potete andare a vedere i nemici anche da attraverso i muri. Grazie a questo pesce. Ok, ci sta, ci sta. Abbiamo poi il flopper. In questo caso un flopper blu, da quello che ho letto, vabbè. La medusa che cosa fa? Ci dà 20 di scudo, va bene, ok. Quando è che si toglie questo effetto che mi dà leggermente fastidio? In partita è utile. Pesce peperino. Vediamo cosa fa. No, fa l'effetto del. Ok, fa l'effetto del peperoncino, quindi andate più veloci. Ok. Ci sta, onesto. Va bene, ok. Beh, carino. Vediamo se ne riusciamo a pescare qualcun altro. Flopper arancione. Ah, quindi vabbè, il flopper classico. Ovviamente il Famas, mi sembra giusto. Un altro pesce peperino. Me lo mangio, non lo voglio lasciare qua. Vediamo che cosa troviamo ancora. Senza laggare, magari. Un altro flopper. Fate schifo. Record personale. Ah, ho capito, raga. In pratica, in base alla lunghezza del pesce che riuscite a trovare, riuscite a fare un record. E potete sfidarvi anche con i vostri amici nella barra dei punteggi, appunto. In questo caso io sono il primo, vabbè, perché nessuno dei miei amici probabilmente ha giocato oggi. Ok, raga. Ci sta.
Devo essere sincero, veramente bello. Il pesce tecnico per ora è quello che mi ha incuriosito di più, molto molto carino e soprattutto molto utile in partita perché potete andare a vedere i nemici. Tattica, ok, vabbè, non mi interessa sinceramente per il momento che armi vado a trovare. Mi interessa semplicemente trovare una canna da pesca o qualcosa, voglio pescare ancora qualcos'altro. Un'altra cassa, dammi una canna da pesca. A parte che non so neanche se si possono trovare. No, in teoria non si possono trovare. Dai, a Mollywood, in tutta Mollywood che non ci sia una canna da pesca. Ci deve essere, raga. Ah, forse so dove possiamo andare a trovarla. O andiamo lì sopra, dove della gru che di solito se non erro c'è. Però, no, siccome non sono sicuro, meglio che andiamo a controllare direttamente. Qua. Di qua ci dovrebbe essere, quasi sicuramente. Di qua, in teoria, c'è sempre un'altra fiocina, ecco, utile. Bene, bene, bene. Perfetto. Basta con sto lag, non ce la faccio più. Se ne trovassi un'altra sarei più felice, però vabbè, non importa, raga. Gradirei una canna da pesca, maledizione. Comunque, vedete, appunto, qua dopo si vanno ad aggiungere tutti i pesci che avete sbloccato. E ce ne sono ben 39 pesci da sbloccare, quindi ce n'è di pesca da fare. Ora andiamo a vedere che cos'altro riusciamo a pescare. Perché ho visto che lì vicino dove abbiamo pescato 2 minuti fa c'era un'altra zona di pesca. Quindi andiamo. Voglio vedere, scusate se non sto facendo tagli, ci sono delle parti noiose, raga, però capitemi, ci sono talmente tante cose da scoprire che non ho neanche il tempo di editare i video, veramente sono tra in fretta, poi devo anche fare i compiti oggi, quindi raga, cioè, capitemi. Eccola qua. Ecco, ovviamente. Preliba pesce succoso nero. Darà lo scudo, immagino. Ok, va bene. Pesce scudo? Ok, vediamo che cosa fa il pesce scudo. Ah, ok, ti dà. Sì, anche lui probabilmente 50 di scudo. Ok. Onesto. Quindi vabbè, il preliba pesce e il pesce scudo alla fine. Ma io sono scemo, potevo andare direttamente qua. Sono proprio idiota. Sono veramente idiota, raga. Ok. Allora, vediamo se pescando così a caso riusciamo a trovare un pesce. Anche un pesce piccolo in realtà va bene, voglio vedere se l'hanno. No. Vabbè, regà, andiamo a cercare qualche altra zona di pesca. Ecco, ce n'è una qua. Un altro balzo flopper. Però balzo flopper diverso. 70 centimetri addirittura, regà. Ok. Un'altra zona. Comunque guardate il mare, raga. Soprattutto dal mare si nota quanto è cambiata la grafica, raga. Cioè, veramente bellissimo. È molto simile a quella di Salva il Mondo. E quella di Salva il Mondo è praticamente quella dello scorso capitolo. Quindi è appunto molto simile a quella del corso. Un altro pesce scudo però di un altro colore. Un altro flopper. Un assalto. E ho notato che effettivamente ora. Ho notato che ora c'è. Diciamo che le zone di pesca durano di più. Detto in parole povere. Mi dai del legno, sei proprio infame. Facciamo così, saliamo sulla barca e cambiamo posto. Perfetto, così siamo messi bene. Ok, magari invece di darmi il solito flopper, dammi un'altra medusa.
un cecchino e basta. Ok, da quello che ho capito poi, da quello che ho sentito dire, ora si possono anche potenziare le canne da pesca, perché ci sono alcuni pesci. Allora, diciamo che ogni pesce si trova in una zona particolare, quindi ci sono quelli che si trovano in zone di costiere, altri nei fiumi, cose del genere. Oltre a quello, ci sono dei pesci pa più particolari e più rari da trovare che si possono trovare solamente con la canna da pesca da professionista. La canna da pesca da professionista praticamente è quando voi andate a potenziare la canna da pesca. Quindi ecco, raga. Non so se si possono fare più potenziamenti oltre a quella da professionista. So solo che nuovo record, tra l'altro. È numero uno fra i miei amici. Eccolo qua, il pesce piccolo blu chiaro. Bellissimi, raga. Bellissimi. Veramente i pesci. Questa volta Epic si è superata con sta season. Veramente, raga. Posso dire per ora è di questo capitolo la season che mi piace di più. Soprattutto per la grafica, raga. Sembrerà una cazzata la grafica. Magari alcuni non ci hanno neanche mai fatto caso. Ma per me, veramente, l'ho notato subito. Appena l'ho visto. Dopo, appena sono atterrato, ho visto subito. Era cambiato qualcosa. Voglio trovare una zona di potenziamento e vedere se appunto cosa cambia potenziando la canna da pesca. Se troviamo appunto qualche pesce speciale. Medusa questa volta però viola. Ok. Comunque, in teoria i flopper, anche se li trovate di un altro colore, ma come con le meduse, probabilmente anche i prelibapesci, anche se li trovate di un'altra colorazione, alla fine l'effetto è sempre quello. L'effetto in teoria è sempre quello. Qui c'è un lama, prendiamolo perché così almeno abbiamo i mazzi per potenziarci la canna da pesca. Lo apro normalmente per il semplice fatto che, da quello che ho capito, aprendolo normalmente ti dà un punto delle schede punti. C'era già nella scorsa season, sta cosa non la sapevo. Vediamo se anche in questa season c'è. Forse devi trovare più lama e aprirli. Ma probabilmente c'è, anche se li trovo. Comunque dopo me li annullano le schede punti perché sono in laboratorio. Mentre da quello che ho capito i pesci no. Bazooka, bene, vabbè, chi se ne frega. Cerchiamo di trovare una benedetta stazione di potenziamento. Qui c'è un'altra canna da pesca, guardate. Da quello che ho capito non serve per forza potenziarle, si possono trovare anche se, così a caso, random. Sono più difficili da trovare rispetto alle canne da pesca normali, ma è giusto così. Però c'è una piccola probabilità di trovare quelle appunto da professionista. Tanto qui c'è. È tornata il po... No, raga, è tornato il porteforte, non lo sapevo. No, da quanto è che non torna? GG, GG. Raga, veramente sta season bellissima. È tornata il porteforte. Onesto, onesto. Ok, per favore, cerchiamo di trovare una stazione di potenziamento. Sarebbe il caso. Io non so, a Foschi non ci vado mai, quindi non conosco, mentre se vado a Sabbio sicuramente trovo la stazione. Un attimo al centro, cerchiamo, andiamo a Sabbie, ci tocca andare per forza a Siepie e andare verso Sabbie. Ci sarà una canna da pesca a Sabbie sicuramente, dovremo trovarla e la potenziamo e vediamo se troviamo qualche altro pesce nuovo. Dopodiché concludo il video, raga, perché sta durando fin troppo. Io vado fuori i compiti che altrimenti mi ammazza. Ma questi sono dettagli. Cos'è quella roba blu? Nella mappa non si vede. È dietro Forte Fritella. C'è un sbagliore blu. Strano. Va bene. E allora, lo scopriremo sicuramente più avanti, raga. State tranquilli che non ci perderemo nulla. Tra l'altro voglio anche andare a vedere quell'astronave vicino al The Shark. Che cavolo è? Vorrei capirlo. Cerchiamo una canna da pesca. Certo che però se ci fossero i deltaplani, raga, sul laboratorio faremmo molto prima.
Starebbe anche figo, raga, che rimettessero i deltaplani, raga, che li trovi. Magari, sì, sempre a rarità blu. Li trovi, sei a posto. Apriamo il lama. Bouncer, eccole qua. Nello scorso video avevo visto che le avevano riaggiunte, però non le avevo trovate. Avevo trovato invece le trappole, quelle là strane, che però non ho utilizzato. Devo ancora capire che cosa sanno. Mitragliatrice le... È tornata! Non ci credo. Questa qua è stra OP, raga. Questa qua. Sono tornate tutte le armi praticamente. GG. Era da tanto che volevo che tornassero un botto di armi. Invece che mettere le vecchie armi, mettevano sempre armi nuove, raga. E sta roba mi dava fastidio perché le vecchie armi erano bellissime. Quindi adesso vedere che le rimettono, raga, veramente contentissimo. Una canna da pesca, per favore. Non chiedo tanto. Oh, queste qua sono buone. Posso avere una canna da pesca, please? Forse so dove posso trovarle. Forse lo so. Bisogna andare. Ah no, eccole qua. A posto. Vediamo se abbiamo quello, troviamo quella da professionista. Quando mai? Ovviamente un po' di culo non si può avere. Vediamo di qua, please, dammelo. Ma va a cagare. Sì, beh, vedete, è molto raro da trovare quella da professionista. Invece a sabbia, dov'è la zona di potenziamento? Ho anche abbastanza mazze, quindi... Sì, magari ci servirà da farmare un attimo di mattone, però... Dobbiamo andare per di qua, se non erro. Andiamo di qua e... Andiamo per di qua. Bisogna vedere anche quanto mazze costa. Qui c'è un'altra canna da pesca però normale. Quanto costa potenziare? 100 di mazzo costa potenziare. Ok, raga. Quindi abbiamo scoperto potenziare una canna da pesca costa 100 di mazzo. Di ognuno, naturalmente. Andiamo a farmare questo mattone che ci rimane. Dai, ne mancano meno di 30, vai. Ok, perfetto. Andiamo a potenziarla. Fa veramente easy. Ok, non si può fare un altro upgrade. Vediamolo un attimo. Beh, sì, è cambiata leggermente. Fa danno? Vediamo se fa danno, raga. No, non fa danno, va bene. Adesso andiamo a cercare una zona di pesca, che qua sicuramente ce ne sono. E vediamo. Tra l'altro siamo anche in una zona di costa, quindi dove ci sono i pesci un pochino più rari. Vediamo di cos'è che troviamo di preciso. Spero di trovare un pesce carino. Comunque qualcosa che non abbiamo ancora trovato durante il video. Sicuramente ne troviamo uno diverso perché abbiamo una canna da pesca appunto diversa. E ovviamente come primo item una pistola, mi sembra giusto. Dai, per favore, dammi qualcosa di figo. È una presa per il culo, raga. Dai. Su. Dai! Cos'è questo? Pesce piccolo, bruciato. Ah, ok. No, è sempre il peperino, vabbè, però è di un'altra colorazione, vabbè. E tra l'altro l'avevamo anche già trovato. Record personale, 69 metri. Oh, niente, raga. Oh, io speravo di trovare un pesce diverso, vabbè che ci sono altre zone qui. Dai, un pesce diverso. Niente. Le armi mi dai, sei proprio stronzo. Dai! Pesce. Ah, l'avevo già trovato. Pure questo, raga. Però 84 centimetri, raga. Tanta roba. Dai, dammi qualcosa di figo. Niente, solo armi. Mi danno i soliti pesci stupidi. Nuovo pesce, però è sempre pesce scudo, cioè alla fine non cambia niente. Dai, dammi qualcosa di figo. Pesce peperino, vaffanculo. Pesce, sempre quello. Tra l'altro, neanche darmi una colorazione diversa, mi dà sempre quello che avevo già trovato prima. Niente, raga, non ho trovato pesci diversi. Proviamo qua l'ultima zona di pesca e dopo concluderò il video perché tanto, raga, abbiamo capito che... Non c'è nulla di che.
Dai, ok. Oh! Ah no, è sempre un flopper. Avevo notato un pesce diverso, invece no. Sempre le solite stronzate. Medusa, no, non darmela di un altro colore. No, sempre viola. Sono più contento se trovo i pesci piccoli, per farvi capire. Che almeno li trovo di un'altra colore. No, niente, raga, veramente uno schifo questa volta. Boh, probabilmente, indipendentemente da che canna da pesca hai, se vai nella zona costiera, io pensavo di trovare i pesci più rari, invece è l'esatto contrario. Invece è l'esatto contrario. Penso che l'ultimo video sarà dedicato a quella zona lì, raga, quella zona là, che poi secondo me non so neanche se si potrà raggiungere. Probabilmente. No, no, scherzavo. Niente video, raga. Quella è la pre-lobby. È la pre-lobby quella lì, raga. Ok. Va bene, raga, io concludo quel video. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi pesci. Non so se farò altri video o cose del genere. Cercherò di portarvene qualcun altro. Comunque vediamo durante la giornata. Magari vi porto un video riguardante qualche sfida nuova. Per ora niente, io concludo quel video, spero che vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun video. Seguitemi su social, trovate tutti i link nell'info del canale. Ragazzi, tanta roba sta nuova stagione. Non so cosa dire, veramente, per ora, vi ripeto, per l'ennesima volta è la migliore di questo capitolo. Sempre un parere personale. Bella ragazzi.